Siamo lodati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, ci presenta questo povero profeta Amos, oggetto di persecuzioni di chi non lo vuole, dicono esplicitamente vattene via di qui e predica altrove. Sapete che Betel era la capitale del regno, non la capitale, ma era un posto importante del regno di Israele. Amos risponde una cosa molto semplice: guarda che io ci sono venuto, non è che ci sono venuto, a me mi ci hanno mandato, mi stavo tanto bene a fare il raccoglitore di sicomori, non ero né profeta né figlio di profeta, qualcuno mi ha detto vai a predicare al mio popolo. Detto fra me e voi, non lo capisco Amos, se detto fra me e voi, d'accordo? E dice guarda, dopo dice andare via, devo dire un'altra cosa invece, che tra poco tua moglie si prostituirà, i tuoi figli e le tue figlie che danno di spalle, la tua terra sarà partita sulla corda, tu stai morendo in terra immonda e sarai stata deportata in esilio lontano dalla terra. Sapete che è successo dopo tempo? Sono arrivati gli Assiri con il grande Sennacherib, hanno invaso l'Israele del nord, l'hanno raso al suolo, compresa la città di Samaria nel 721 a.C. e si sono portati tutti quanti deportati in Assiria, come Amos aveva predetto. Capite? Quindi, ecco. La sorte dei profeti è sempre stata un po' sciagurata, nel senso che incontrano opposizione e a volte devono anche, sapete che si dice anche nel linguaggio comune, vale qui i profeti di sventure, però qualche volta purtroppo questo c'è. Chiaramente nella teologia biblica, una volta che accadono queste cose, la dinamica è sempre la stessa, ci racconta il Vangelo, cioè il popolo di Israele abbandona il Signore, non è che il Signore abbandona il popolo di Israele, e si ritrova in un mare di guai. E con questo arriviamo al Vangelo, l'episodio del paralitico. Questo episodio ci mette in evidenza anzitutto una verità fondamentale, cioè che secondo Gesù è molto più grave che un uomo stia in stato di peccato mortale che non che sia paralitico, perché lui non voleva guarire il paralitico, gli ha detto semplicemente ti sono rimessi i peccati. Ha fatto il miracolo per dimostrare che poteva rimettere i peccati, perché era Dio, perché ricominciavano a bestemmiare, a dire come si permette questo, a dire ti sono rimessi i peccati. Voi capite che i peccati li può rimettere soltanto Dio, perché il peccato, proprio in senso formale, che cos'è il peccato? Che diciamo all'atto di dolore mi pento e mi tolgo i miei peccati, perché peccando ho offeso te, è Dio il soggetto offeso dei peccati. Quindi se a me uno mi dà lo sgasso, sono io che gli posso dire di perdono, non è che l'altro può dire Bernardo ti perdona, ma chi ti conosce? Che allora sono dato a me, e se permetti lo chiedo a me, perdono, perdono io. Ecco, quindi Gesù fa il miracolo per dire tu pensi che io non posso perdonare i peccati? Guarda che io sono Dio, non ci credi? Alzati e tornate nella casa. Questo è il senso del Vangelo che abbiamo detto, no? Il primo senso, e qui ci sarebbe anche per esempio da parte di noi, quale tra i fedeli oggi credi che sarebbe una più grande disgrazia cadere in un peccato mortale piuttosto che rimanere paralizzati su una sedia a rotelle per tutta la vita? Perché così è. Chi ci crede a una cosa di questo genere, ecco, beato lui, ma penso che non sia molto frequente. Poi c'è un ultimo aspetto, che è questo, perché tutti quanti questo tipo di peccato, cioè questo tipo di problematica, la paralisi viene da Gesù posta in riferimento con il peccato, e tutti i miracoli evangelici ci danno sempre un messaggio che va al di là. Chi è il paralitico? Che domande che fai? Un paralitico non si muove, certo. Come vive un paralitico? Il paralitico vive completamente dipendente dagli altri. Se deve spostarsi da un posto a X, c'è bisogno di qualcuno che lo chiama, fa. Se deve essere là, se si deve lavare, lo devono lavare, se deve mangiare, lo devono boccare, quindi non è capace di fare niente da se stesso, dipende completamente dagli altri, non può fare né passi verso gli altri né passi verso se stessi. Sapete questo che cos'è? Questo è esattamente quel particolare profondo processo psicologico che innesca il peccato nella nostra cappuccetta. Voi sapete che esiste anche una scienza che si chiama la psicologia, che molte volte combina tanti guai, però quello che c'ha di vero è questo: quando un'anima si trova nella cosiddetta schiavitù del peccato,
è un fatto che incide a livello profondo, qui non ci arriva quasi nessuno, ve lo dico subito, però sono pochissime le persone che sono capaci di entrare dentro se stessi e di studiarsi bene, di vedere quello che fanno. Chi è il paralitico da un punto di vista spirituale? Il paralitico è una persona che dipende dagli altri, cerca le gratificazioni nel prossimo, cerca la vita nel prossimo, cerca che gli altri lo stimino, cerchi che gli altri l'approvino, cerchi che gli altri gli vogliono bene, abbia un minimo d'affetto. C'è un altro episodio che negli Atti degli Apostoli, quando San Pietro, il primo miracolo che fa, guarisce il paralitico che stava chiedendo l'elemosina alle porte del Tempio. L'immagine di un paralitico interiore campa elemosinando affetto a destra e a mano, mi dai un po' di bene. E se nessuno gli fa niente, il paralitico non si muove, non lo fa mica un passo lui verso il prossimo. Ma anche se tutto il mondo gli stesse intorno ad aiutarli, sarà sempre infelice, perché sempre paralitico rimane lì. Allora io auspico, ecco, sia tra voi presenti, sia tra quella qualche anima che ascolta queste parole, ricordate sempre che nella nostra vita personale ci sono vari livelli del nostro interiore. C'è il livello morale che già sarebbe tanto, è il livello in cui noi comprendiamo che una cosa è bene o male, è peccato o è virtù. Dici, ho fatto un peccato, vabbè, mi devo confessare, cerco di non farlo più e faccio la penitenza che mi ha detto il sacerdote. Questo va benissimo, però il peccato ci segna più profondamente. Non è che faccio la confessione e poi è finito, no. L'uomo è un'unità personale, quindi insieme al livello morale c'è il livello più profondo, c'è il livello psicologico. I psicologi molte volte, quando frequentano scuole di pensiero lontane alla liberazione, interpretano in maniera non corretta, almeno secondo l'antropologia cattolica, alcune dinamiche dell'uomo. Quelle dinamiche ci stanno. Io ci ho fatto un ciclo di catechesi a suo tempo, tra l'altro è andato molto bene, che si chiama Chi sono io per poter amare, che partendo da una visione ampia porta la persona a scavarsi e a guardarsi dentro, a chiederti come sono fatto io, quali meccanismi difensivi ho, quali dinamiche relazionali imposto, come tratto io il prossimo, che rapporto ho, ma sono una personalità solare, serena, propositiva, bella, o vivo sempre sulle difensive, ho sempre paura degli altri, chi lo sa che mi vogliono fare, che ce l'ha tutto il mondo con me, o cose di questo genere. Quando sono queste cose, se noi non ne prendiamo atto, non chiamiamo Gesù il nostro aiuto, non ci lavoriamo un po' sopra, noi viviamo una vita da meschini, miserabili e infelici. Qui, capite? Ha voglia da fare tutte le messe che ti va, cioè per carità va bene, messa di rosario, tutte queste cose qui, ma se tu non entri in questo livello, tu, come dire, certo benefici della salvezza di Gesù, perché comunque discretamente si vive grazie di Dio, ma non fino al punto che te vedi dice mappa questo cristiano, come dice sempre il Papa, è bello, guarda quanto è bello, guarda che bella persona, voglio diventare come lui. Così diventavo cristiano, guarda che belli che sono, voglio diventare così. Voi conoscete qualcuno che frequenta la chiesa che dice ma che bella persona, ma se tutti i cristiani fossero così diventerei santo? E dobbiamo richiederci, conoscete qualcuno, pensateci. E se non conosciamo nessuno è un problema, perché qua cioè Gesù ci ha regalato i matrimoni, ma nessuno se li prende, cioè rimangono tutti quanti ad uno strato molto superficiale. Per farti capire, Gesù ti vuole dare un milione di euro e tu ti prendi se no che 10 euro. Beh, per carità, meglio 10 euro che niente, ma che ci fai con 10 euro? Gesù ha molto di più, ti dà molto di più se tu lo prendi, se tu lo vuoi. Capite? Certo, devi stare da una dinamica, perché chiudo. Entrare dentro noi stessi si trovano tante sorprese non molto entusiasmanti, ma se non ci entri tu preso per mano da Gesù, perché Gesù ti ci accompagna delicatamente, però tu ci devi andare lì dentro, devi guardarlo bene, devi chiedere aiuto e devi cominciare a lavorarci. Se non lo fai tu, non lo fa nessuno questo. E tu continui a vivere la tua vita piccina, meschina, fatta di cose piccole, fondamentalmente infelice, triste, fino a quando non muori. Poi dopo un bel po' di purgatorio certamente si andrà pure in paradiso,
mia madre diceva, te l'ha ordinato il medico di campare in questo modo. Non ce l'ha ordinato il medico, anzi il medico ci avrebbe dato operate indicazioni. Ecco, l'episodio del paralitico innesca tutte quante queste riflessioni che ci fanno entrare un pochino dentro noi stessi. Poi ci sarebbe da fare una predica che comincia adesso e finisce domenica, perché poi sono tutte quante le dinamiche che si instaurano, che sono interminabili e infinite. Bene, ed è la Maria Santissima, è che io la conosco una di vista, non troppo bene perché in questo mondo la Madonna, cioè se uno vede la Madonna, se vedessi quindi la Madonna, ci diventiamo tutti cristiani, tutti, capito? La Madonna era una personalità stupenda, chiunque entrava in contatto con lei avrebbe trovato veramente un qualche cosa di meraviglioso. Questo perché, e lei era umilissima, non è che ostentava le virtù, ma per quanto cercava di nasconderle, era comunque una personalità perfettamente e totalmente sanata, non anzi neanche sanata, quindi deificata dalla grazia di cui era piena. E quindi immaginate il modo con cui la Madonna trattava il prossimo, intesse quale relazione, eccetera, eccetera, come poteva essere. Ecco, speriamo che piano piano, crescendo profondamente nella vita spirituale, non soltanto superficialmente nella facciata, riusciamo ad avvicinarci un po' alle bellissime umanità di Gesù e di Maria, che renderanno più contente le nostre vite e saranno la più grande evangelizzazione che possiamo fare, anche se non diciamo neanche una parola, perché le persone vedendo ci diranno: se tutti i cristiani sono così, ci voglio dire a Maria. Siamo dati Gesù e Maria.